Ivana Mrazova e Giulia De Lellis, qualcosa di unico e, l'intervento di Luca Onestini. Ivana Mrazova e Giulia De Lellis, l'intervento di Luca Onestini sulle cicce Sgil. Al diavolo il peso e viva la forchetta. Ivana Mrazova e Giulia De Lellis, come ammesso dalle stesse, al Grande Fratello VIP hanno messo su qualche chiletto. Tutta salute, si diceva una volta. Tutta salute lo dicono pure le due ragazze, oggi. Infatti, entrambe le giovani rampanti ci ridono sopra, si sono soprannominate le cicce Sgil, e per fortuna aggiungiamo noi. Anche perché rimangono assai avvenenti pure con un po' di carne in più addosso. In un mondo dove vengono proposti modelli di magrezza disonesti, che ben vengano dunque due giovanotte che rompono certi cliché. Ma al di là del peso e della forma, si è creato un qualcosa di forte e magico tra loro. Un qualcosa che Luca Onestini, nel suo ultimo intervento su Instagram, ha provato a spiegare. Giulia e Ivana, le parole dell'ex tronista dopo il Grande Fratello VIP. Cicce Sgil, è la didascalia che ha fatto apparire Giulia De Lellis sotto a una foto postata in compagnia di Ivana. Uno scatto gaudente, gioioso, fresco, dove le due ragazze ridono di gusto, ritratti di felicità. Una felicità contagiosa che ha spinto Luca Onestini a intervenire. E lo ha fatto in modo tanto sintetico quanto profondo e chiaro, racchiudendo in poche parole ciò che è scattato tra le due ex inquiline della casa più spiata d'Italia, è nato qualcosa di unico tra voi. Vi voglio bene cicce. E chi meglio dell'ex tronista bolognese può conoscere la situazione, visto che con la Mrazova pare proprio che stia nascendo qualcosa che vada al di là della semplice e pura amicizia. Luca e la Mrazova, il feeling e le ultime frasi di Onestini. Il rispetto e la pazienza di conoscersi a fondo senza maschere, senza bruciare tappe, senza aspettative. Ad oggi è stima, fiducia e amicizia pura. Domani chissà cosa ha scritto per noi il libro della vita. Il pensiero è firmato da Luca Onestini e si riferisce a Ivana. Le parole non sono giunte casualmente, ma dopo che i due si sono baciati simpaticamente a Mattino 5, il programma condotto da Federica Panicucci. Le antenne del gossip restano ben drizzate. A breve ci potrebbe essere un lieto annuncio, l'uscita allo scoperto di una nuova coppia.